Epifania, tutte le feste porta via, proprio così. 6 gennaio chiudiamo questa lunga pagina dedicata al Natale con la visita e la presentazione dei presepi della città di Noto. Non potevamo mancare l'appuntamento che noi riteniamo più importante, quella con il presepe, l'antico, lo storico presepe di San Corrado fuori le mura. Ad annunciare il grande e artistico presepe è questo che Don Eugenio Boscarino, che incontreremo tra qualche minuto, ha allestito alla fine del viale che porta all'interno del santuario di San Corrado fuori le mura. Padre Eugenio, io inizio con gli auguri di un buon anno, ma soprattutto gli auguri per una data importante per te. Hai chiuso il 2014 con un traguardo storico, felice e pieno di gioia. Il 30 dicembre hai festeggiato, è stata celebrata la giornata di Don Eugenio Boscarino. Perché? Perché si sono consumati i primi 25 anni della tua ordinazione sacerdotale, una grande festa in cattedrale, quindi auguri per Grazie. questo traguardo e auguri per il nuovo anno. Però siamo qui per parlare del presepe, il presepe antico, il presepe storico, quello che un tempo facevano i frati che vivevano qui nella cava dei Vizzoni, dove nel 300 visse San Corrado. Ma ad anticipare, ad annunciare lo storico presepe c'è quello del Lungoviale. Intanto grazie per gli auguri che mi hai rivolto e sono contento di avervi qui oggi nel nostro santuario eremo di San Corrado. È stata una grande festa di aver celebrato il 25esimo anniversario di sacerdozio proprio a Noto in cattedrale perché 25 anni fa ho ricevuto l'ordinazione sacerdotale dalle mani di Monsignor Salvatore Nicolosi proprio in cattedrale. La gioia di aver avuto anche la mia famiglia al completo, ovviamente come il 30 dicembre ricordavo, mancavano due figure importanti della mia vita, i miei genitori che mi hanno seguito per tutto il tempo della mia formazione in seminario per l'ordinazione sacerdotale, ma nei 25 anni queste figure mi sono venute a mancare. Ma anche qualcosa di più che molta gente, molte nettine, persone dove io ho svolto il mio ministero sacerdotale, sono venute gente anche da Enna, qualcuno da Palermo, qualcuno da Ragusa, poi c'erano anche le parrocchie di San Corrado fuori le mura e poi c'è la nuova parrocchia dove io da un mese svolgo il mio ministero di Castelluccio, la Sacra Famiglia. È stato un momento particolare per tutti, anche come diceva il vescovo Malandrino che ha presieduto la celebrazione eucaristica, un momento di riflessione, un bene sia per noi sacerdoti, riflettere sul sacerdozio, ma anche per i fedeli che vivono del nostro sacerdozio. Un momento molto particolare e bello. E questa è una prima festa, ecco, che è proprio a conclusione dell'anno 2014 che ho celebrato oltre la festa di Natale. Poi un'altra festa che tengo nel mio cuore e che sono tanto felice, anche perché il Vescovo, la mattina del 30 dicembre,
mi ha dato una bella notizia dove lui ha firmato il decreto per la mia incardinazione definitiva nella diocesi di Noto. Un Quindi nuovo io, augurio perché allora. io mi sento proprio un presbitero nel presbiterio di Noto. Una cosa che ho vissuto con gioia, ma anche e soprattutto nel vedere il vescovo che con braccia aperte e con spirito di paternità mi ha accolto in questa diocesi amata di Noto. E ne sono rimasto molto contento e lo voglio far partecipare a tutti coloro che mi conoscono, che mi stanno vicino e ho capito che gente che mi vuole bene. Don Eugenio, iniziamo con il presepe che abbiamo visto lungo il viale. È una iniziativa di qualche anno, non c'era prima. Sì, è vero, anche perché qui a San Corrado di Fuore la caratteristica del presepe ha inciso nei cuori di tanti pellegrini e loro si accontentano anche in inverno visitare questo presepe che abbiamo allestito all'ingresso del santuario. Molto apprezzato e molto significativo anche perché un po' ricordare la famiglia nella grotta di Betlemme fa bene. Vedere questa famiglia unita, specialmente in questa chiesa dove vengono a celebrare molti matrimoni e famiglie intere con i loro piccoli, l'immagine di questa sacra famiglia nel presepe sicuramente tocca molto ai fedeli che rimangono contenti e soddisfatti. Una bella iniziativa, questo presepe rimane sempre, quindi sia in estate come in inverno, e devo dire molto visitato, fotografato, famiglie intere che fanno le foto dinanzi a questo presepe. Qui a San Corrado di Fuori è molto caratteristico il presepe, anche se in piccolo la gente deve venire qui, andiamo al presepe di San Corrado di Fuori e quest'anno abbiamo registrato tante visite, soprattutto di quelle persone che per motivi di lavoro si trovano fuori dalla nostra città di Noto, dalla nostra Italia, per esempio dalla Germania, dalla Francia, dall'America, persone che con commozione hanno voluto visitare l'antico presepe. È diverso dall'antico presepe, ma il posto è sempre uguale. Con emozione, anche ricordando ai più giovani, quindi ai loro nipotini, oppure ai familiari, che la famiglia allargata, dove loro hanno raccontato che qui San Corrado di Fuori si veniva da piccoli a visitare il presepe, è una caratteristica. Qui C'era venire è l'apparizione Natale. dell'angelo che ci Io mi ricordiamo. ricordo anche Sì. da piccolo, peccato, peccato, ma non si è potuto ripristinare anche perché chi l'aveva fatto era lui che poi dava degli aggiustamenti, però mi pare che tutto è andato perduto. Io da quando sono qui non ho trovato il Però diciamo, presepe. se talune cose sono cambiate, anche perché i tempi lo hanno consentito, lo hanno permesso, c'è una caratteristica Sì, che sicuramente. rimane, che è quella nato al freddo e al Che qui gelo. non Ah, manca. anche noi siamo al freddo e al Beh, gelo. questo fa parte anche del presepe, no? Altrimenti si deve vivere anche al naturale. Ecco, io ricordo, ma lo ricorderanno senz'altro quanti ci seguono da casa, chi vive a Noto, chi vive lontano da Noto, il presepe degli anni 70, degli anni 80, ancora all'epoca realizzato dai frati, Frate Ambrogio, Frate Corrado, Frate Antonio, che vivevano qui nell'eremo di San Corrado. A distanza di tanti anni è vero, qualcosa è cambiato, ma ci si avvicina in questo luogo, in questo ambiente, sempre con lo stesso spirito. Sicuramente, sicuramente, con lo stesso spirito, con lo stesso desiderio di poter trascorrere un minuto, 2 minuti di Natale qui a San Corrado di Fuori, anche col freddo e il gelo. Mi dicevano le suore, che io per motivi pastorali mi trovavo fuori, mi dicevano che anche con la pioggia c'è stata tanta gente che ha voluto visitare questo presepe come memoria.
come memoria. Noi siamo attaccati alla tradizione e ai luoghi, perché per noi è un ritornare indietro a quelle cose che ci hanno fatto crescere. E io da piccolo, come ricordavi, da piccoli, noi venire qui a San Corrado di Fuori ci sentivamo proprio netini, proprio San Corrado è la nostra casa. È la nostra casa, la casa di San Corrado è la casa nostra, dove ci sentiamo veramente a casa. La gente questo, quando io vengo qui in questo santuario, in questa chiesa, io mi sento a casa mia. Se non c'è. Eugenio, siamo alla fine, abbiamo presentato per ultimo il presepe di San Corrado di Fuori, abbiamo voluto la tua presenza anche per ricordare l'importante evento del 30 dicembre. Siamo alla fine delle vacanze, delle lunghe vacanze natalizie. C'è anche da dire però che il presepe di San Corrado di Fuori continuerà a rimanere aperto. Sì, anche nell'inverno. E quindi si potrà sempre godere Visitare. della bellezza dell'aria di San Corrado di Fuori e della bellezza dello spettacolo che offre questo ambiente. Io rinnovo gli auguri di buon anno a quanti ci seguono da casa. Ringrazio Don Eugenio Boscarino. L'appuntamento è per domani. Auguri.